E adesso ancora per una breve comunicazione richiamo qui il nostro sindaco. Ma facciamogli un bel applauso al nostro sindaco. Ma lui non lo vuole, ma noi glielo facciamo lo stesso. Io sono il rompiscatole del gruppo. No, questo è l'inizio della festa. La festa di Portacomaro, come tutti gli anni, durerà più giorni. Domani ci sarà la Proloco che ci proporrà le sue specialità, sempre sulla piazza qui, stesse modalità di ingresso. Domenica ci sarà sempre la Proloco di Portacomaro che farà già nel pomeriggio un racconto in camminata. Non è una vera e propria camminata, possono parteciparci veramente tutti. Se qualcuno vuole portarsi anche gli animali insieme, non è un problema, cani eccetera. La camminata ci porterà a conoscere dei luoghi del paese un po' particolari. Durante questi due giorni e anche lunedì ci saranno delle mostre in paese. Alcune sono delle mostre che sono già presenti da un po' di giorni. Una mostra è una mostra particolare a cui ci tengo in particolar modo. Abbiamo ricevuto la donazione da parte dei parenti, degli eredi, di un signore di Portacomaro che ha dipinto per tutta la vita, ma che quasi nessuno sapeva che dipingesse. Ha prodotto dei quadri, a mio dire, e non solo mio, anche persone del settore, veramente particolari. Questa mostra è lungo la salita del Pozzetto, lungo Corso Matteotti, nella bottega del vecchio sarto del paese. Perché l'abbiamo messa lì? Perché il figlio del sarto era un carissimo amico di questa persona. Per chi è di Portacomaro, ho già dato tanti indizi, non è difficilissimo da capire. Se volete andare a vedere la mostra, c'è la possibilità di vederla, ovviamente completamente gratuita. Dico questo perché abbiamo fatto diventare Portacomaro paese della musica. L'idea è di portare Portacomaro a diventare paese delle arti. Perché delle arti? Perché c'è stato un connubio quest'anno, la settimana scorsa, 10 giorni fa, molto particolare. Nella frazione di Portacomaro, Migliandolo, è presente la Casa degli Artisti. All'interno di questa struttura si è effettuato il campus estivo che normalmente la banda, la scuola di musica, faceva a Portacomaro, invece si è fatto presso la frazione Migliandolo. Lì è stato un punto in cui si è incontrata la musica con le arti figurative. È stato un momento veramente particolare. Chi ha avuto il piacere di passare o comunque avere delle indicazioni, è stata veramente una cosa incredibile, e ringrazio veramente anche tutta la vostra struttura che ha dato la possibilità di far sì che succedesse questo. Finiamo poi la festa lunedì con la messa in onore del Santo Patrono alle 10. La messa di domenica e la messa di lunedì saranno celebrate sul sagrato della chiesa di fronte alla chiesa. Ho finito di dire tutto, vi lascio tranquilli. Ma noi siamo sempre tranquillissimi. Allora, istruzioni per l'uso, diciamo così. Allora, lo staff, che è riconoscibile dalle pettorine che è già pronto, vedo lì là al fondo, farà defluire ora il pubblico per file, partendo dall'ultima arrivando alla prima. Verranno loro a chiamarvi, ad accompagnarvi all'uscita. Quindi fino a quando non vi chiameranno rimanete per favore seduti. Nel frattempo, se il concerto vi è piaciuto, se vi siete divertiti, potete da posto preparare un'offerta da depositare nell'urna che troverete all'uscita, in modo da non creare assembramento nel cercare il portafoglio all'ultimo minuto. Ovviamente vi ringraziamo per la collaborazione della serata. Con il rispetto delle regole e del senso civico di ciascuno, vedete che si possono realizzare anche queste manifestazioni, anche manifestazioni belle come queste. E speriamo il prossimo anno che di poterci anche riabbracciare fisicamente. Diciamola così, quest'anno siamo stati un poco frenati, speriamo il prossimo anno di essere sfrenati. Siamo d'accordo? Allora, in genere noi chiudiamo sempre il nostro concerto con un applauso speciale, e quest'anno l'applauso è ancora più speciale ed è per voi, perché senza di voi questa bella serata non avrebbe potuto avere il successo che ha avuto. Noi vi ringraziamo sempre tutte le volte, ma quest'anno, ripeto, in modo particolare, perché era un anno particolare,
con delle circostanze particolari, e quindi la vostra presenza ci aiuta anche a proseguire in futuro per organizzare delle serate sempre più belle insieme a voi. Grazie di tutto cuore Portacovaro, fatevi un grande applauso e buonanotte a tutti e buon proseguimento delle feste.